Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Ark Survival Evolved. Allora, allo scorso episodio ci siamo lasciati in questa bellissima location con una cascata che ricorda quella di Jurassic Park. Praticamente eravamo partiti semplicemente per esplorazione. Oddio, non mi ricordo in realtà. E ragazzi, onesto, mi sono stufato di questa mappa. Semplicemente perché più o meno l'abbiamo esplorata tutta. In questi ultimi episodi voglio andare a fare delle cose molto interessanti. Quindi, prima di cambiare effettivamente mappa ed andare in un nuovo bioma, mi piacerebbe catturare un Apex Predator di ogni bioma. E adesso mi spiego. Avete presente l'aria? Cos'è l'animale più grande che c'è in aria? Il Quetzalcoatlo. Quindi facciamo un episodio in cui catturiamo il Quetzalcoatlo, che starà a raffigurare, come dire, l'Apex Predator del cielo. Perché sì ragazzi, mi sono deciso, andiamo a catturare un Quetzalcoatlo. A proposito, ci ho anche fatto un video sopra sul Quetzalcoatlo, uno short, ve lo lascio qui in alto a destra se mi ricordo. Ragazzi, sarà un'impresa titanica, anche perché l'idea migliore, o perlomeno è quella che ho cercato, è quella di attaccarsi con un arpione al mio amato Argentavis Crypto, che in realtà è femmina, quindi la dovremmo chiamare Nite, ma vabbè, ormai si chiama Crypto. Andare e far inseguire il Quetzal dall'aquila, e io mentre gli sparo delle probabili frecce narcotiche. Sarà un parto? Io ci metterò ore? Sì, però prima di tutto spegniamo intanto il fuoco. Ma dobbiamo passare da casa. Quindi adesso ci troviamo nell'angolo in alto a destra della mappa. Non so esattamente dove spawnano i Quetz, ma comunque passando dovremmo vederlo. Questo qua sarà un checkpoint che magari in futuro potremmo tornarci. Abbiamo trovato anche delle rovine. Detto questo, saliamo a bordo del nostro Argentavis e torniamo a casa. Oh, qui ci sono delle note dell'esploratore. Dai, regà, dai. Oh, ma sta zona è piena comunque, ragazzi. Vai, prendila. Oh, la madonna! No, no, devi stare zitta però. Porca miseria, non mi aspettavo di trovare il fascicolo del giganotosauro. Che a quanto pare non è nemmeno quello che è esistito realmente. Non è il Giganotosaurus Carolini. A proposito, ho fatto un video anche su quello. Ma è il Giganotosaurus Furiosa. Mi stanno venendo idee per video, per short futuri. Non male. Oh, vedo casa con quei tubi bruttissimi. Vabbè, lasciamo stare. Ciao ragazzi, non ci vediamo da un po' in realtà. Almeno un mese, boh, più o meno. No, non è vero. In realtà questo video voi lo state vedendo mercoledì e io lo sto registrando sabato, quindi vabbè. Allora, andiamo subito ad informarci riguardo al Quetzalcoatlo, dato che in realtà non so bene cosa fare. Allora, sono andato a raccogliere un paio di materiali perché avevamo finito in realtà non tutto, però comunque abbastanza. Ah, abbiamo però un fiore raro, ragazzi. Ecco, questo è interessante. Persino l'odore di questo fiore ti fa leggermente arrabbiare. Praticamente l'altro giorno ho visto un video, è una cosa casuale in realtà, non sapevo di averlo, cioè non mi ricordavo. Quando tu ingerisci il fiore raro, molte creature, cioè tutte le creature che sono nei dintorni, si arrabbieranno con te e cercheranno di attaccarti. Ce lo possiamo portare dietro? Sì, ce lo porteremo dietro ragazzi, perché non si sa mai. Comunque per i rampini in realtà dovrei poterne craftare due. Oddio, due forse non sono abbastanza, ho un po' il dubbio, ecco. Mi serve più fibra. Vabbè, vado a prendere altra fibra, ragazzi. Ok, possiamo andarne a creare altri tre. Beh, facciamolo perché non si sa mai, ragazzi. Quindi in totale ne abbiamo 5. Adesso vi spiego. Praticamente questi qua li dovrei poter equipaggiare alla balestra. E voilà. Ok. E poi in realtà non so bene come funziona, perché io dovrei sparare con i dardi narcotizzanti. Ecco, quelli sarà un po' un parto recuperarli. Ah, prima di tutto li ho sbloccati, quindi dardi, sì, dardo sedativo, eccolo qua. Munizione semplice, lingotto di metallo e narcotico. Allora, ho visto, cioè, pensavo peggio, perché forse narcotici dovrei averne un po', sì, comunque ne posso fare a migliaia, quindi in realtà va bene.
I proiettili anche, ne ho un bel po'. Cos'è che mi serviva? Lingotto di metallo. Vabbè, vediamo se riesco già a craftarne alcuni. Ecco, 8. 8, beh, 8, direi che li possiamo iniziare a craftare. Però mi servono più narcotici, va bene, ok. È un peccato purtroppo che queste frecce narcotiche sedative in realtà io non le possa usare, perché gli animali di cui ci andremo ad occupare ora sono molto più impegnativi. Ecco, in realtà potrei... no, non posso, perché sennò mi si stacca il rampino. È un peccato. Tu Crypto dovresti averne un paio, giusto? Eh sì. Porca miseria. Queste sono un botto di narcoberry sbuttate. Ecco, un altro problema in realtà è che il Quetzal ha la possibilità di avere la piattaforma. Questa qui dovrebbe essere. Si sblocca a livello 97, io sono a livello 82. E ce ne faremo una ragione, nel senso, magari nei prossimi episodi level up un po' io e la craftiamo. Ma comunque in realtà direi che anche un Quetzal 4 già di base è abbastanza forte. Inoltre potremmo anche tornare a visitare la nostra vecchia casetta, chissà se è ancora in piedi. Quindi allora abbiamo i dardi, 40 dardi. Spero siano abbastanza, ok? Andiamo a caricarli e vediamo se cambia qualcosa l'animazione. Sì, vedete, sono rossi. Ok, ma scadono? Oh mio Dio, scadono. Ah no, ok. Pensavo di sì, per fortuna no, ok. Va bene ragazzi, allora, detto questo, andiamo a cercare questo Quetzal e noi decolliamo verso l'infinito e oltre. Ora, io sono decollato, ma non ho la minima idea di dove possa spawnare un Quetzal 4. E niente, quando ne trovo uno vi faccio sapere. Per voi passerà mezzo secondo, per me, boh, non lo so, in realtà potrei trovarlo subito o potrei trovarlo tra 3 ore. Ciao ragazzi. Ecco, in realtà ora che ci penso potevo craftarmi anche i paracaduti. Porca miseria. Paracadute. Va bene, atterro un attimo e cerco di craftarmi paracadute, ragazzi. Prevenire è meglio che curare. Magari sono io che sto semplicemente ingrandendo la cosa di quanto in realtà è. Però dovete capire che in realtà il Quetzal 4 è un'impresa. Oh! Parlando di Quetzal, livello 10. Ma a livello 10 sei anche un po' bassino. Dai, che cavolo, un livello 10, ragazzi, lo abbattiamo con le frecce, è inutile usare i dardi. No, no, non mi piaci, bro, non mi piaci. Anche la colorazione è molto brutta. Ti attacca. Ah, vediamo quanto sono veloci effettivamente, quindi mi attacca? Ah, ok, scappa. È abbastanza veloce. Ah, in realtà lo recupero. Vabbè, dai, ok, pensavo peggio. Allora, in realtà qui sempre vicino alle paludi, ragazzi, è veramente un parto, perché ci sono solo, e dico solo, paludi in questa mappa. Non sto scherzando, cioè è assurdo, perché tipo quando tu stai cercando di andare in giro magari per trovare nuova gente oppure nuove robe, ecco, parlando, finisci sempre in mezzo a queste paludi. Chi è? Non vedo. Ok, scusa, ti ho perso. Livello 59, maschio. Ok, sei il mio obiettivo. Adesso, in realtà c'è un tasto che è fischia, attacca questo obiettivo. Praticamente, io dovrò dire... Aspetta, aspetta, non ci allontaniamo, non ci avviciniamo che magari si spaventa. Dovrò dire al mio Argentavis di attaccare il Quetzal. E se mi attaccassi al Quetzal? Domanda. Proviamo ad attaccarci al Quetzal? Ah, proviamo ad attaccarci al Quetzal, anche se non credo funzionerà, però. Quindi noi ci approcciamo... tu mi stai seguendo, ok. Oh, attaccato, ok. Ok, mi sta seguendo Fabrizio, perfetto. E attacchiamo il Quetz. Oh, preso. Mi sono smollato. Paracadute. Aia. Ah. Ok, aia. Non ha funzionato. O perlomeno stavo cadendo. No, aspettate, mi sono perso il Quetz. Mo' gli ho sparato, chissà dove è andato. Eccolo, è lui. Sei tu? Porca miseria, ho perso.
devo essere un po' più reattivo, ok? Va bene, quindi il primo fail lo abbiamo, è interessante. Mentre mi assicuro che sta registrando tutto, perché se niente sta registrando, ok, sì. Allora, ricarichiamo il rampino prima di tutto. Ok, quindi mi devo attaccare al mio coso. Ok, ce l'ho, signori, ce l'ho. Non ha funzionato di nuovo. Sto cadendo nella palude, non è una cosa buona. Perché non funziona, ragazzi? Ah, facciamo così. Ok. Ok, vai. Ce l'ho fatta. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, vai. Ok, perfetto, perfetto, ci siamo, ragazzi, ci siamo, Ok, vai, Crypto. Lo devi attaccare, ok. Piano. Ok, iniziamo a colpirlo. Ok, ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta. L'ho lisciato, perfetto. Un livello 59, ragazzi, è un livello molto alto, Preso. Vai, Crypto. Crypto. Oh, pensavo mi avessi lasciato cadere, Crypto. Per favore, non farmi questi scherzi. Ok. L'ho preso. Crypto. Stai attento, per favore. No, l'ho mancato. Oh mio Dio, ragazzi, sto missando quasi tutti i colpi. Aiuto. Con calma, ragazzi, con calma. Preso. Stiamo attenti a non beccare Crypto, però, perché sennò è un casino, quindi. Ok, preso. Buona, ragazzi, buona. L'ho lisciato. Com'è possibile che l'ho lisciato? Vabbè, ok. L'ho lisciato di nuovo. Crypto, ti devi avvicinare. Preso. Ok, devo mirare un po' più in basso di dove punto. Preso, ok. Sì, devo mirare un po' più in basso, va bene. Preso. Ok. Dai, Crypto, dai. L'ho lisciato, perfetto. Dai, Crypto, dai. Preso, sì. Si è addormentato? No. Porca miseria, ci ho sperato, Lì ci ho sperato un bel po', ragazzi. Stiamogli dietro. Dai, Crypto, dai. Preso. Ok, lo sto continuando a sparare sul culo, comunque, va bene. No, non mi cadere nella palude, ti prego, zio, ti prego. No, non virare nemmeno, però. Vai, Crypto. Preso, ok. Ok, non mi rimangono molti dardi, devo stare attento. 15. Oh, ma ci stiamo avvicinando a casa nel mentre. Top, ragazzi. L'ho lisciato. Ok, non è una cosa buona. Preso. Woo! Ok. Attenzione, perché. Preso. Mi mancano un bel po'. Guardate che stiamo andando sopra casa. Ti prego, se ti addormenti sopra casa, non hai idea di quanto festeggio, zio. Non hai proprio idea. Crypto? Un po' più veloce. L'ho preso? No, l'ho lisciato. Ok, mi mancano pochi. No. Ti devi riposare, Crypto? Ok, l'ho preso. Per favore, Aquilina. Aquilina. Aquilotto. Non so come sei o cosa sei ormai. Sei un... si deve riposare, Crypto. Porca miseria. Stai attento, però, per favore. Due dardi. Se non si addormenta mo' è la fine, ragazzi. Perfetto, l'ho lisciato. Mi sa proprio che non si addormenta. No, non si è addormentato. E come faccio? Non ce le ho le frecce narcotiche? Non ho le frecce narcotiche. E come devo fare, mo? Ma porca miseria, ma sul Dododex c'era scritto che mi... Ok, mi devo riavvicinare alla mia aquila. Allora. No, io con lo... Ok, Crypto. Porca miseria. Rallenta. Crypto? Dov'è Crypto? Spero stia... No, Crypto, Passivo, Crypto, passivo. Crypto, no! Passivo! Crypto! Oh mio Dio. Ma perché non si è addormentato quel Quetzal? Allora, passivo. Crypto, fermo. No. Ah, zio, è un casino, ragazzi. Dimmi che hai delle frecce, ti prego. 31.
Oh mio Dio, 31 frecce, ok, e ho un rampino solo e penso di aver finito i paracaduti. Sì, ho finito i paracaduti. Non è una cosa buona e il Quetzal spero non se ne vada. Ma ragazzi, ma cavolo, lì c'era scritto che sarebbero caduti. Dododex, ti prego. Dovrei poter sparare a bordo di Crypto. Sì, posso, per fortuna. Oh mio Dio, ok, dobbiamo tornare ad abbattere questa bestia volante, perché, cavolo, lo potevo fare prima, che sono stato abbastanza stupido in realtà. Vabbè, ormai quello che è fatto, torniamo a sparare al tizio volante qui. Però lo devi beccare. Ok, l'ho beccato. Vai, vai, inseguilo, inseguilo, inseguilo. Comunque ho scoperto che Crypto, ragazzi, gli stava dietro, cioè non scappava mica. Ok, vabbè, così è molto più semplice, però non so se riusciremo ad abbatterlo effettivamente. Forse 30 frecce non sono abbastanza. Io spero vivamente di sì, perché sennò è il fallimento più totale. Dai, bro, cadi a terra, dai. Non penso ti si sia risistemato tutto. Anche perché io lo vedo abbastanza danneggiato qui, quindi... Dai, 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 dai. Oh, un po' più in alto, un po' più in alto. Sta scappando però, non facciamocelo scappare. Stiamo lì dietro. Ok, l'ho beccato. No, 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 avviciniamoci, avviciniamoci. Ah, l'ho lisciato. Preso. Preso, ok, si è addormentato. Si è addormentato e siamo anche vicino casa. Oh mio Dio, di lusso ragazzi. Di lusso, cioè di lusso, sono morto 4 volte e ho rischiato di perdere tutto. Ok, adesso Quetzal. Buongiorno Quetzal, quanto ci metti a svegliarti? La madonna. Ok zio, ti posso lasciare qui in coma per un bel po' di tempo. Allora Crypto, a terra. Dimmi che hai del cibo. Sì. Ah, per ora gli diamo la carne normale a lui. Adesso io devo, mentre mangiati questa, devo tornare a casa per andare a prendere i narcotici, perché me li sono dimenticati. Ragazzi, è stato molto azzardato. E in realtà mi piacerebbe prendere anche della Prime Meat. Questa zona sembrerebbe anche essere relativamente sicura. Ah, da qui posso vedere il suo torpore, scusate. Questo... no? No, ok. Inconscio, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, Quetzal, rimanimi qui. Ragazzi, è svenuto in un posto molto vicino a quello del T-Rex. Non troppo tempo fa. Ok, Quetzal, rimanimi lì. Io adesso devo andare a prendermi le robe. Crypto, ti sei dimostrato un tameable pazzesco. Cioè, senza di te veramente non ce l'avrei fatta. Cucci, cucci. E nel mentre, un piccolo tributo a Ryanair, che in realtà è... è stata l'unica morte, credo, della serie. Cioè, nel senso, di dinosauro, intendo, di animale. Invece Crypto, ragazzi, top. È veramente forte. E mi domando se posso portare dei dinosauri nell'altro mondo, perché sarebbe figo potersi portare Crypto. Non ti dico tutta la squadra, perché effettivamente renderebbe le cose troppo, troppo semplici. Però Crypto, in realtà, è... cioè, anche Crypto renderebbe le cose troppo semplici. Parliamo chiaro. Comunque, dovrei aver finito di craftare tutti i narcotici. Adesso corro dal Quetzal. E nel mentre cerco di raccogliere un po' di Prime Meat. Ma dubito altamente di riuscire a raccattarne qualcosa. Perché è pieno di serpenti qui, ragazzi? Da questa parte, forse? Quetzal? Eccolo, ok. Sì, sei tu. Sì, mamma mia. Certo che vederti in questo stato con il sangue attorno, guarda, proprio mi fai pensare le... lasciamo stare. Allora, no, mi devi dare la Prime Meat, Crypto, quindi vai. E tutta tua, zio, tutta tua, in modo tale che ti addomestichi un po' più in fretta. Ehi, prenditi i narcotici, non so nemmeno se sono abbastanza, ma vabbè, in realtà questo qui è un animale, rimane addormentato per un bel po' di tempo. 3600 di vita, 1200 di vigore e può portare una tonnellata. Direi che ha le statistiche migliori di Crypto, anche se in realtà il vigore è molto simile, giusto? Sì, è molto simile, anzi Crypto ne ha di più.
Però c'è da dire che Crypto è più veloce. In realtà no, erano abbastanza pari di velocità. Cioè Crypto non lo stava raggiungendo. Però la cosa bella del Quetzal è che ci puoi fare le basi sopra. E invece su Crypto no. Anche se onestamente è molto utile, ragazzi. L'Argentavis è uno dei team più forti, credo. Oh, ok. Dai un nome al tuo Quetzal. Ah, per ora lo lasciamo. Ah, puoi atterrare, puoi atterrare. Minchia, se sei enorme, zio. Dove va? Ma oh, oh. Ma è un po'. Oh, aiuto. No, no, ti prego, non mi devi sbattere il petto in faccia. Zio, puoi atterrare. Ma cosa stai facendo? Allora, ragazzi, il Quetzal è un animale un po' buggato e... Quanto sei... Oh, ehi, stai tranquillo però, zio. Oh, è inutile che mi guardi così, eh. Ti ho addomesticato, cioè... gli uccelli enormi, ragazzi. Vabbè, non... Sì, andiamo avanti. Guardalo, fra ma... cioè, è 5 volte Crypto. Madonna, fa paura, fa paura. Cioè, onesto, fa paura venire inseguiti da un robo del genere. Casa... Buongiorno. Siamo tornati, Regas. Fermati. E dove va? Ma dove vai? Ma dove va? Quetzal. Ma cosa fa? Ah, a terra. Fischia a terra. Zio, a terra, ti prego. Oh, là. Ce l'abbiamo fatta. Allora, partiamo dal presupposto che sei enorme, Fratama. Oh, la madonna. Sei bello, eh. Cioè, non sei per niente il Quetzal vero, però sei figo. Allora, la fibra ce l'avevano i miei animali. Le perle di silicio, se non sbaglio. Esatto, ok. Vi ricordate? No, non mi ricordo nemmeno io quando le ho prese. Aspetta... Non ho idea, non ho idea di quando, dove, come le abbia prese. E con la pasta cementizia dovremmo essere a posto. Sì, ok, ne ho craftati altri 87 tipo. Perché per fortuna, ragazzi, avevo ancora un botto di metallo. Quindi sono messo veramente... Ehi, sono disidratato. No, ti prego, fammi bere. Ti prego, ok. Non mi morire. Quindi se tutto va bene dovremmo avere i componenti per la Quetz Saddle. Sì, perfetto, dopo questo rimarrò senza lo stemo. Perfetto. Però abbiamo la sella per il Quetzal 4. Allora, sella. E voilà, ecco qui la sella. E ok, sei molto brutto con la sella. Perché c'hai due cose lì? Vabbè, ok. Cavalchiamo il bro. Mio Dio, sei enorme, ragazzi. 3, 2, 1. Prendi il volo. Oh mio Dio. Sei gigante, frate. Oh, questo. Questo è un gran bel dinosauro. Mamma mia. Dinosauro? No, non è un dinosauro, è un rettile, ragazzi. Vedete che sbaglio? Anche in prima persona è guidabile. Ok, molto lento. E in realtà questo coso qui, sì, esatto, può stare in volo praticamente all'infinito. Bene, ragazzi, allora direi che per questo video è tutto. È stato un parto per me e ha richiesto veramente tante risorse, però ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ce l'ho un paracadute? Sì. Ciao! Woo! No, aiuto! No! No! Crypto, sei stupido! Crypto! Yeah.